Milwaukee succedono cose molto strane. Come riporta la ABC, un uomo di 46 anni, Thomas Sencombe, è stato dichiarato morto dai medici dopo che la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento su segnalazione della fidanzata preoccupata. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato disteso a terra e gli agenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. I medici, effettuati i controlli di routine, ne hanno decretato la morte alle 14:10, ma poco meno di un'ora più tardi, quando è stato autorizzato il trasporto della salma in obitorio, il cadavere ha ripreso a respirare e muovere le gambe e le braccia. Come si legge sul referto medico, infatti il 46enne ha ripreso conoscenza e sta migliorando in fretta. Ancora sconosciute le cause di questa morte apparente, da imputarsi forse all'uso di particolari sostanze stupefacenti. I parenti e gli amici di Thomas però si dicono scettici in merito a questa possibilità, dal momento che l'uomo non esagerava mai neanche con il vino. La vicenda ha comunque dell'incredibile e i medici dell'ospedale St. Mary, in rigoroso silenzio stampa, stanno vagliando tutte le ipotesi.